Quindi UEA, dovendo fare un riassunto, Alessandro, UEA il piede ce l'ha o non ce l'ha? Il Il piede ce l'ha. piede ce l'ha, quindi Da esterno basso ce l'ha molto buono. Da ala non ce lo vedo bene da ala offensiva, anche se ha giocato molte partite anche lì. dovendolo paragonare a un giocatore che conosciamo bene, già esistente, eccetera, eccetera. Quadrato. Proprio esatto, e beh, però Quadrado ha un super piede, non ha un piede. Vabbè, con i dovuti Quadrado ha un piede. paragoni. Ma ecco, ti chiedo un'altra cosa, UEA ha il vizio del gol o no? Perché a noi servono, gioca, ricordiamoci, noi non abbiamo il centravanti da 20-25 gol. Quindi a noi servono giocatori esterni, interni, centrocampisti, che difensori che segnino la loro dose di gol per arrivare a quel numero di gol che servono per fare vincere lo scudetto o arrivare più in alto possibile. Ce l'ha il vizio del gol, Quest'anno zero no? gol di stagione, UEA. Infatti lo Però sapevo, questo l'ho visto. non giudico le capacità realizzative di un giocatore dai gol che fa in una stagione a 23 anni. Insomma, a me sembra che le doti ce l'abbia. Poi, nelle 29 partite che ha fatto quest'anno, ha girato, mi sembra, 5 ruoli, li ha fatti tutti. Insomma, non è Secondo me, Caprini prima per si adesso, inquadra in dai. campo il giocatore, meglio è. Non è Cabrini, dai, Cabrini faceva i suoi 4, 5, Con le 6 gol a dovute stagione. proporzioni non è Caprini. D'Agostini, vi ricordate quanti terzini sinistri col vizio del gol abbiamo avuto? Com'è? Per esempio, Zambrotta era uno che non segnava mai, mai. Cioè, il gol di Zambrotta, uno al Mondiale e forse uno nella Juve. Fortissimo, però Zambrotta giocava con un centravanti davanti che si chiamava David Trezeguet, che 20 gol a stagione, 25 faceva sempre, sono 30, e Del Piero che ne faceva qualcuno in meno forse, ma con i rigori arrivava a quella cifra. Voglio dire, però, sono molto contento di come comincia questa campagna acquisti, perché secondo me il genere di giocatore che la Juventus deve inseguire in questo momento è il genere di giocatore che costa non tantissimo da lanciare e magari poi rivendere facendo una bella plusvalenza vera, vera, chiariamo, se poi sono in ascolto qualche Però magistrato, qualche Santoriello magari ci fa qualche, ci apre un fascicolo. Thomas Partey non è questo, No, non è Thomas questo Partey, no, infatti sto giocatore. parlando di UEA e No, sui di... due ho capito, Ecco, Parisi e UEA lo capisco bene. poi è Thomas ovvio che Partey ci vorrà anche un mix, ci vorrà anche un mix di giocatori con un po' più di esperienza, qualcuno ce l'abbiamo, no? Perché voglio dire, non è che i nostri non è che dobbiamo far fuori 20 giocatori. Ecco, però il genere di acquisto non è più, secondo me, il giocatore a parametro zero che viene qui a svernare, un po' come ha fatto anche il Milan in fase calante e come abbiamo fatto poi noi, con un ingaggio alto però zero costo. No, il giocatore che viene da noi deve essere un giocatore veloce, veloce, ripeto un'altra volta, veloce, abbastanza giovane. E di prospettiva e che abbia voglia, non abbia, diciamo, la pancia piena, come diceva giustamente prima qui, che abbia voglia di fare quegli allenamenti che forse gli ultimi giocatori che abbiamo avuto non avevano tanta voglia di fare, perché chi assiste agli allenamenti della Juve mi racconta che non sono proprio degli allenamenti così furiosi, diciamo. Poi è ovvio che tutto questo poi dipende anche, e mi spiace parlarne sempre, dall'allenatore, perché poi l'allenatore deve farli allenare, giocare e mettere in campo. Se quindi il prototipo di gioco, secondo me, che deve cambiare, facciamo a bocce ferme, resta Allegri. Vabbè, io spero di no, ma resta Allegri. Però Scannavino ci ha detto anche cosa? Che ci aspettiamo da Allegri qualche cosa di differente. A qualche cosa differente per me è pressing, velocità, corsa, allenamento e magari qualche infortunio in meno. Allora, questo Ti piace UEA? mi piace il profilo, poi non è che ho No, visto, perché sono cioè, entrato e ho non ho sentito visto il lupo delle scorse puntate, almeno. 30 partite di UEA. No, però sto, cioè, no, sto, sei entrato, però non hai sentito prima, perché ho detto mi piace UEA, mi piace quel profilo del giocatore giovane, veloce, che abbia magari dribbling, E non magari. solo, che ha ancora il suo meglio da dare, Esatto, potenzialmente. però e che diciamo abbia non la pancia piena, quindi abbia ancora quella voglia di allenarsi, di migliorare, di fare. Ecco, e allora due su tre di quelli che abbiamo nominato rispondono a queste caratteristiche. Poi se, io ne prenderei anche altri,
perché secondo me la Juventus va rafforzata, va svecchiata, e quindi cessioni tante, acquisizioni un po' meno, perché la rosa della Juve è troppo lunga per fare soltanto una competizione o due competizioni con la Coppa Italia, no? Sbaglio, Luca? Cioè ci vuole un po' di anche di taglio in sensi, nel senso di numero di giocatori. Pare tra l'altro, no, che ci siano degli emissari della Juve a, poi questo magari ne parliamo dopo, ma a trovare un accordo con la UEFA per levarsi da questa Confederation Cup e scontare così la cosiddetta squalifica, che poi ancora non è arrivata. Conference. Però, sì, scusami, UEFA. Quindi scontare la squalifica rinunciando alla Confederation. Se questo avviene, noi abbiamo due Confederation, manco so come si chiama. Io sono preoccupato, però, Antonè, sono preoccupato perché vedo e percepisco Sarrubi molto molto guardingo. Non l'ho eccitato con l'intromercato, non lo ecciti tu con le tue parole, non l'ha eccitato Iacaccia, nonostante abbia cosparso di speranza alcuni suoi ragionamenti. E non so se, ve lo chiedo, vi ha già parlato del suo incontro con Chiesa? No, chi è che ce ne deve parlare? Walter? No. Walter, no. Walter è andato via quando sei andato via tu, quindi eccolo qua. Adesso arriva. Tornati e tornati insieme. Ma comunque, per chiudere, dico, oggi questi sono i generi di profili che mi piacciono. Qualunque sia l'allenatore. No, ma hai chiuso. Sulla panchina. Ok, per introdurre l'incontro con Chiesa di Walter, dico quello che ho capito io della foto di ieri postata da Vlahovic, in cui dice fratello, siamo fratelli, quell'altro risponde, eccetera, eccetera. Quello che ho capito io non è noi due siamo insieme contro l'allenatore, ma è teneteci entrambi, non ci mandate via. Se però vendete uno dei due, che vuol dire che smobilitate, allora a questo punto vendete anche l'altro. Cioè questa, secondo me, si sono parlati loro due e si sono detti che fai, e tutti e due si sono detti ma io resterei volentieri, e dopodiché uno dei due avrà detto all'altro guarda che se vai via tu allora vado via anch'io, perché vuol dire che stanno smontando. Questo è quello che ho capito io dalla foto di ieri, che sono lontano dalla verità, Luca? Secondo me non hanno bisogno di scriverselo su Instagram, cioè nel senso, no, di farlo sapere alla società, sì, però. Perché sì, quando ma, no, non è quel, ma non sono quelli gli strumenti, ma non sono quegli strumenti. La società conosce benissimo, secondo me, la posizione dell'uno e dell'altro. Tra l'altro non sono posizioni esattamente identiche, perché per Chiesa, secondo me, rimettersi in gioco è un attimo. Non dico che ha l'imbarazzo della scelta, ma sa che per Vlahovic è più delicata la prossima scelta, non so come dire. Secondo me è più delicata. Io non credo che Chiesa abbia così tanto da dimostrare, o diciamo, non sente di avere così tanto da dimostrare, nonostante sia stato, i due anni siano stati ovviamente condizionati da eccetera eccetera. Mentre Vlahovic, che ha anche un carattere diverso, sente molto più questo tipo di pressione e può essere anche sensibile alle parole di un Allegri o di un dirigente della Juventus che gli potrebbe dire guarda, resta qui, perché alla fine è il tuo posto più sicuro e dove puoi rilanciarti se c'è un posto è questo e non è un altro. Mentre Chiesa, secondo me, a fronte di parole è un po' più sordo, vuole vedere i fatti che non sono solo il contratto, che ovviamente non è ancora stato discusso, quindi questi 8 milioni li lascerei dove stanno, ma è... Che sta un po' calmo sul contratto, tu vieni da un anno... Ma infatti non è neanche sempre bene, allora aspettiamo un anno entrambi, vediamo come vanno le cose e tra un anno capiamo se noi stiamo in Champions League, se tu sei tornato il giocatore che eri prima, a quel punto discutiamo il contratto. Cioè io sta fretta di rinnovare il contratto a Chiesa, per carità, la capisco da un punto di vista di non perderci i soldi, però da un punto di vista umano davvero è una roba di... Di basso livello, ripeto, non è stata in ballo la questione contrattuale. Però Chiesa è un giocatore che non è in un momento down della sua carriera, anche se noi lo percepiamo tale, non è così. È un momento particolare perché viene da un infortunio che nelle carriere dei calciatori purtroppo devi mettere in conto, ma non, mentre per Vlahovic, che ha anche condizionato l'infortunio, tutto quello che volete, invece è più delicata la situazione. Perché lui si trova un carico anche contrattuale sulle spalle che in questo momento, incredibile a dirsi, è un po' più grande di lui. Mentre Chiesa non è così. A Chiesa
gli promettono più soldi in tanti. A Vlahovic forse ne promettono gli stessi, ringrazia, noi puntiamo su di te, che magari è un ragionamento che potrebbe fare anche la Juventus, però tra poco vi aggiorno anche su questo. Walter, tu hai incontrato Federico Chiesa, è di buon umore? Sì, sì, quando è in nazionale è di buon umore perché gioca nel suo ruolo, ha la mente libera, non deve fare più ruoli, per cui, ma non è una critica questa, assolutamente, è una constatazione ben precisa, no? Per cui è molto, molto più rilassato e lo dimostra anche quando gioca, quindi si è visto, anche negli spezzoni è un altro Chiesa, un altro Federico Chiesa, per cui poi, permettimi Luca, il contratto di Chiesa scade a giugno del 2025, sì. Che scade a giugno del 2024, quindi io l'ho già detto più di una volta, attenzione, perché questi magari sono i procuratori che fanno uscire alcune cose, o magari non sono i procuratori, sono altri, poi conosciamo come il procuratore di Federico Chiesa, insomma. Ma io starei molto attento adesso a giudicare, no, Federico Chiesa, come ho visto su tanti giornali, specialmente su uno. Chi è il procuratore di Chiesa? Scusa? Ramadani. Allora, di fatto è Enrico. Quando si adottano le decisioni che vengono prese in famiglia, tutta l'attività, chi ti può portare offerte, chi si occupa del contratto, chi dialoga, chi fa la call con la Aston Villa, eccetera, e ovviamente fa i Ramadani, che però sa benissimo che non è lui a spingere Chiesa di qua di là, perché le questioni di Chiesa si risolvono in famiglia, sperando che questa famiglia magari possa ancora essere la Juventus. Giusto, Ale? Io ho innamorato di Chiesa. Perché? Dal primo giorno. Perché? Ancora adesso? Sì, sì, tuttora. Io confido che purtroppo l'infortunio un po' se lo porta dietro ancora. Un giocatore come lui che viveva, cioè mi ricordo, cioè ogni minuto dell'Europeo impresso nella mente, penso non me lo scordo, che vive con quei strappi e con quei cambi di direzione, il crociato penso era l'infortunio più grave che gli potesse capitare rispetto a giocatori magari che giocano più lineari. Faccio un esempio su tutti, un Bremer che gioca molto lineare come potenza fisica, mentre Chiesa è tutto diagonali sterzate, cambi di direzioni, il crociato influenza tantissimo. Va bene, intanto Luca, chiedi al sosia di Locatelli della cartella infortuni di UEA. Allora, Alessandro, in realtà non so se è anche andato a guardarsi la storia, diciamo, anche extra dati di campo di UEA. Detto questo, lui ha fatto uno splendido thread, per questo qua con noi oggi, chissà, magari tornerà anche in futuro, che vi mostro, e andiamo più a fondo di Timothy UEA, prima di aggiornarvi su tutte le altre notizie, ovviamente, eccolo qua, Timothy UEA, lui Alessandro Crosta, seguitelo su Twitter, alecro99, Timothy UEA, da quel che circola sarà il primo nome nuovo della stagione 23-24, sì, è il primo nome nuovo, perché in realtà la Juve ha acquistato. Sì, perché Milik era già nostro. Sì, però con l'acquisto, il primo acquisto della stagione è stato Milik, giustamente. Andiamo a conoscere un po' nel dettaglio il ragazzo statunitense, eccolo qua, Timothy UEA con la maglia degli Stati Uniti. Andiamo a vedere il thread, ok, vediamo cosa... Andiamo qua, ecco, tipo, quest'anno colleziona 29 presenze, di cui 18, aggiungerei solo 18, sì, nello starter, cioè negli 11 di partenza. Quindi i dati di quest'anno, insomma, non sono quelli da tutti gli volano addosso, tant'è che la Juve lo riesce a prendere senza asta, sostanzialmente. Va dritta su di lui, vi confermo che il ragazzo con la Juve ha fatto tutto, mancano le visite mediche, il suo ruolo, scrive Alessandro, ditemelo voi, guardate la heatmap stagionale per comprendere meglio cosa può offrire alla causa il ragazzo. Questa è la heatmap stagionale di Timothy UEA, ex già compagno di Adrien Rabiot nel Paris Saint-Germain, ovviamente con uno status diverso. Lui ha fatto le giovanili a Parigi, è nato negli Stati Uniti. Vuoi rispondere tu, Alessandro, per primo alla domanda che poni? Cioè, beh, ditemi, sì. Ditemi tu. L'immagine mostra abbastanza chiaramente che può giocare su tutte e due le fasce. Infatti, per me è un terzino destro esterno a 5, diciamo più esterno a 5 ad oggi, perché non è pronto, secondo me, per una difesa a 4. Dal punto di vista difensivo, se gioco a 4 vale le turnazioni degli esterni davanti, ho paura di sì, ad oggi sì, no, paura, ma lui lo sa fare, Detto che i dati, lo preferisco terzino,
Quindi dal mio punto di vista va lavorato lì. Un po' il percorso che ha fatto Cuadrado, che nasce ala e... Cuadrado nasce terzino, Cuadrado nasce terzino. Raga, no, io già ogni diretta devo litigare su sta cosa. Cuadrado nasce terzino. Ok, allora diciamo che a Firenze diventa secondo Cuadrado super jolly offensivo e pian piano gradualmente torna a fare quello che in Colombia faceva, Udine, Lecce, faceva quarto e quinto con Cosmi. No, scusa Ale, però Cuadrado nasce terzino. Che quando Cuadrado ha iniziato la carriera non ricordo neanche se io le guardavo le partite perché ero abbastanza piccolo. Comunque nelle rotazioni, sì, come attaccante lo vedo come rotazioni, non lo vedo come titolare, insomma, però come terzino secondo me se ci si lavora, se ci si fa un bel lavoro e se dovesse rimanere Allegri spero che lo lavori come terzino, secondo me è molto interessante, soprattutto perché copre, come si vede, copre la fascia con una naturalezza incredibile. Non ha problemi a fare su e giù. Molto anche a sinistra, Sì, quest'anno ha giocato quasi il 40% delle partite a sinistra. Infatti si vede, anche se a destra è molto più calda la heatmap, perché il ruolo suo è quello, essendo di piede destro naturale, non ha problemi a giocare a sinistra. Anche se a me i terzini a piede invertito non mi fanno impazzire. Quindi, i quinti a piede invertito. Poi per come vede il calcio, se dovesse rimanere Allegri sempre ragionando su questo... Non mi sembra che abbia mai giocato col piede invertito e se ci gioca è terzino bloccato. Non l'ho mai visto fargli fare la fascia al terzino a piede invertito. Quindi allora io, lo vedo bene a destra proprio come... Io non l'ho visto molte volte lì quest'anno, però ho sentito due colleghi di cui mi fido e senza la heatmap davanti mi hanno detto nell'utilizzo a sinistra Fonseca lo metteva lì per quando voleva più fase offensiva. Il giocatore entra molto bene anche dentro il campo, guida il pallone in maniera fantastica perché ha una progressione, un'esplosività in verticale, una rapidità, gente con sprint, veramente una grande verticalità con la palla, gioca bene di prima intenzione, attacca quando lo vuole, quando gioca a destra invece è più quinto tradizionale e quando gioca a sinistra più deleghe offensive, dalla più ala invertita, lo si vede abbastanza a sinistra gioca, quindi è un jolly alla fine, mi sembra di capire. Sì, un jolly a tutti gli effetti perché puoi utilizzare nel 4-3-3, diciamolo come ala invertita, come esterno a 5. Senti, cosa vuol dire questa frase? Caratteristiche tecniche, consideriamo team un esterno difensivo. Nazionale fa la sì, punta, come lo vedo io, insomma. Trattiamolo come un jolly. Analizzando un minimo la stagione del ragazzo, mi cade l'occhio su questa statistica. 8.7 tocchi progressivi. P90 minuti, 3.55 passaggi progressivi, che cosa significa? Allora, intanto le statistiche sono normalizzate in relazione ai terzini. Cioè, nel sito che ho utilizzato, che è FBref, che riporta tutte le statistiche, potevo collocare UEA come esterno difensivo o come esterno offensivo, e dato che a me piace come esterno difensivo, l'ho trattato come tale anche nel sito. I tocchi progressivi sono quando il giocatore... con i tocchi palla e porta il pallone verso la porta avversaria di almeno 30 metri e stessa cosa per i passaggi progressivi, quindi questo sta a significare almeno 30 metri di conquista campo. Sì, esatto. Non sono pochi 30 metri, noi di solito saliamo di mezzo metro alla volta. Dipende da dove parti, perché il portiere che ti scarica la palla sulla destra e parti da metro 25, forse fino a 55 ci arrivi con il portiere forse. Su questa statistica è molto relativo, insomma. Se il portiere ti ha dato palla a 18 metri o a 22, allora correzione su 30 yard, sono... sì, 30 yard, ora i metri, sì 30 yard, giusto, sui metri non, ora non so uno yard quanti metri sono, mi sembra 0,7. Quindi è uno che porta avanti il pallone come naturale predilezione. 1.54 tiri totali, 82% passaggi completati, 1.96 tocchi in area di rigore, quindi si vede anche come venga utilizzato più in fase offensiva che in fase difensiva da Lille quest'anno. Per le partite che ha giocato sembra un giocatore offensivo, ma secondo me è un giocatore offensivo che però si può adattare sulla linea difensiva. Cioè, non mi sembra che nel calcio moderno ci siano pochi difensori che sono attaccanti aggiunti. Cioè, faccio un esempio col giocatore in Serie A per eccellenza, Theo Hernandez, non lo considero un difensore, anche se gioca terzino io. Sinceramente,
Vabbè, quindi è più difensore di Chiesa, via, quindi va bene per Allegri. Così non ci mette più Chiesa. Quindi, cioè, il vabbè, succo ragazzi, del discorso, però, io non l'ho mai visto. Io devo essere sincero, non l'ho mai visto, quindi io quando non so una cosa sto zitto come sono stato zitto fino adesso. Però da come parlate è un giocatore un po' più difensivo che offensivo, se non ho capito male. Dipende come lo inquadri, cioè nella se lo inquadri da come noi esterno, stai sicuro che gioca dietro? Secondo me gioca nei 5, se rimane 3-5-2 gioca nei 5. Quello che se gioca nei 5 dietro, secondo me è completo. Forse la fase ma l'ha voluto almeno Luca, l'ha scelto Allegri o l'ha scelto qualcun Giuntoli altro? Secondo me esatto, qualcun altro. Okay. Senti, Alessandro, ascolta. Avete visto che cosa dice Balzarini? No, dici. Sì, l'abbiamo visto. Vai. Tu non c'eri, ma l'abbiamo visto. Sì, sì. Come non e non c'eri ancora in diretta, ma l'abbiamo. Che alcuni giocatori vogliono far fuori Allegri. No, non è giocatore. No. Lui dice in società. Ah, ok. Alcuni dirigenti, alcuni funzionari, alcuni. Okay. No, voglio chiedere ad Alessandro, poi andiamo, magari torniamo a parlare un po' più in generale di questo momento importante, anche del passaggio, l'inizio dell'era Giuntoli. Primo, Alessandro, si può definire un giocatore intenso, UEA? Sì, cioè, è una delle definizioni più appropriate, perché è proprio quel tipo di giocatore che in campo non ti fa mancare l'intensità. Un po' per l'età, perché comunque voglia non voglia un giovane ha proprio più energie, più capacità ossidative di un 35enne, per fare esempio. E poi perché è proprio un suo stile di gioco. Cioè lui fa dell'intensità il suo forte, perché sa che ne ha più degli altri. Cioè si vede, se si guarda qualche partita di UEA, lo si nota subito. Salta l'uomo? Te lo chiede Salta Alex. L'uomo. Lo salta anche bene, da quello che ho visto io e ne ho viste un po' di partite, poi magari arriva la Juve e non salta un uomo, però lo salta bene. È proprio ha il dribbling simile a Ealing Junior come movenze, esplode sul doppio passo. Allora, io leggo ancora, sulla fase di possesso copre 290 metri di campo con la palla al piede, quindi gioca praticamente un altro sport, perché lui gioca nei campi di 300 metri, 20.80 tocchi nella tre quarti offensiva, a partita sono tanti per raccontarmi un terzino, 8.70 passaggi progressivi ricevuti, 140 metri di progressione verso la porta avversaria, palla al piede, e devo dire che se c'è una cosa in cui somiglia come movenza, non come livello, al padre, è proprio nella conduzione verticale, in accelerazione del pallone. Ci assomiglia tantissimo come postura e con questa palla che sembra a volte andare a scappargli un po' in avanti, ma in realtà ha questa forza, esplosività nelle gambe, per cui devo dire che questa cosa si vede anche da questo numero, la sa fare molto, molto bene. Ti abbiamo convinto, Andrea? Ti abbiamo convinto, Andrea? Sì. Ma guarda, a me piace in generale, insomma, rischiare un po' sui ragazzi, mi piace come idea, no? Io la mia obiezione era quando Antonello, poco fa, non mi ricordo se tu fossi collegato o meno, diceva è questo quello che bisogna fare, cioè bisogna puntare su ragazzi che non sono ancora totalmente affermati, eccetera. Questo immagino che poi sia utile anche da un punto di vista salariale, perché noi ci siamo esposti troppo con gli stipendi, no? Quindi persone che possono diventare poi dei fenomeni, eccetera, e che non abbiano ancora dato il massimo. Allora la mia obiezione è stata: ma che c'entra allora Thomas Partey in tutto questo? Al di là del fatto che il Thomas Partey dell'Atletico Madrid, io me lo prendevo a forza, me lo caricavo in spalla e me lo portavo a Torino, per carità. Quello dell'Arsenal non l'ho visto abbastanza, probabilmente, però credo che non abbia raggiunto gli stessi livelli. Però allora che c'entra Partey? Anzi, Partey mi non ho capito chi mi toglie. Forse un mix bisogna fare, no? Secondo me quegli esperti grandi eccetera ce l'abbiamo già, cioè ce l'abbiamo già, sì sì, questo l'ho detto prima, però evidentemente piacerà a qualcuno, non so. Io non l'ho visto giocare, quindi non posso dire nulla. Vi ho visto schifare Locatelli l'altro giorno, avete fatto una trasmissione, credo che fosse Luca, certamente quella famosa dei passisti io mi dissocio da schifare Locatelli, cioè secondo me Locatelli è un potenziale Danielino De Rossi. Quindi per me Locatelli è uno che proprio ha solo risentito del momento. No, ma io mi ricordo di certe partite di quest'anno che è stato l'unico che ci ha tenuto in piedi. Ma perché all'Europeo giocò male, scusa? Esatto. Io, quindi, io mi dissocio da questo buttare Locatelli
nel cestino, diciamo, o comunque da non va di moda, Locatelli, tra noi, vedi anche in chat già lo Locatelli, eccetera, vabbè. Ma sai cos'è? Il vero problema, no? Che si giudicano i giocatori, ma poi non si va nel concreto, cioè non si va a vedere se sono messi nella posizione migliore. Basta parlare con Locatelli, lui ti dirà che non è un regista, punto. In nazionale perché gioca bene Locatelli? Perché fa il centrodestra o il centrosinistra? Ma non fa non lo convoca più perché purtroppo, ahimè guarda. Ma chi è che convochi da Iori quest'anno per come ha giocato? Bonucci. Dai, Luca, te l'ho detto tutto. Non puoi convocare nessuno della Juve, ha giocato talmente di merda che mi hanno risentito tutti tranne il nostro capitano Gatti. A parte Gatti, ma io Gatti non l'ha convocato con un paio di eccezioni, ma comunque pure Gatti ha fatto 3-4 partite, perché poi dopo le ha fatte anche lui degli errori. Gatti è intoccabile. Gatti è il mio Gatti lo amiamo tutti, per carità, però non è che non abbia fatto errori. Diciamo, in una cosa che non funziona, è difficile che uno che non sia un fenomeno si faccia valere. Allora, due punti su questa notizia di Marco Conterio: giocatore orientato a dire sì alla proposta. Timothy Weah ha già detto sì alla Juventus, entusiasmo incredibile, ha già sostanzialmente il contratto in mano. Questa è una conferma che abbiamo avuto direttamente stamattina, proprio fonte diretta. Ok, potrebbe essere una cifra fino a 12, magari anche 13 milioni, ma con i bonus. La Juve punta a mettere a bilancio un'acquisizione da 10. La sensazione Weah Parisi, che si perfeziona eventualmente una volta finito l'Europeo Under 21, ma c'è già l'impostazione includendo il prestito con diritto di ranocchia. Castagne per certi versi, anche se è un giocatore di maggior esperienza, tra virgolette, e tutto questo muoversi sulle corsie fa pensare che l'idea sia quella di fare un remake totale, rifare completamente le due corsie, e questo fa pensare che se affondi per Parisi, uno tra Kostic e Ealing può essere di troppo se giochi coi quinti. Sì, però posso dire una cosa, scusami. Su Locatelli? Su Bonucci? No, su Locatelli. Io torno su UEA, che avete fatto una scheda, no, che sembra che abbiamo preso il nuovo fenomeno del zero futuro. Gol e due assist. No, però... 18 volte a titolare. Fammi dire una cosa. Ma fammi dire una cosa. Ma parliamo di un ragazzo di 23 anni. Io pensavo uno che è giovane, che dici... Prendiamo uno giovane, 19-20, ma scusatemi, adesso va bene tutto, però io spero che questo sia davvero il nuovo fenomeno che avete elencato. Me lo auguro per me, per gli tifosi della Juventus, però non parliamo di un giovane è 19-20 anni. Allora, diamo, noi siamo capaci, allora, di andare via... Anni. 19 siamo capaci, la Juve proprio non li vede proprio. Noi siamo capaci allora di dare via Ealing e prendere questo, Luca. Che è cambiato? Ealing rimane o non rimane? A me interessa Ealing, che è forte, fortissimo. Cosa fa Ealing? Secondo me ditemi. Non rimane. Secondo me pensa non rimane. Pensa a te. Questa è brutta però che ci dici. Non questa ve lo è dico a mo' di notizia. Sarà brutta però, ragazzi... giocatore inglese, quando ha rinnovato con noi ha sostanzialmente prolungato di 2 anni rifiutando ogni contratto più lungo, quindi ha una scadenza 25, ha mercato in Inghilterra anche perché è inglese, soprattutto può arrivare l'offerta giusta. Io immagino che la Juve deve rinunciare a un giovane perché arriva un'offerta giusta con la G maiuscola. Penso a Ealing, sto lavorando per cercare di capire, per esempio era uscito il Brighton come interessato, non ho avuto conferme, anzi. Però attenzione, perché Ealing ritorna in Inghilterra, è il primo a promuoverlo, se ha la situazione dove pensa di essere nel contesto giusto per esplodere. Su UEA, scusa Alessandro, la fase difensiva è il cavillo da dover limare, quindi mi hai venduto una roba falsa finora, dicendomi un terzino. Io ti dicevo, se giochi a 4 lui gioca nelle rotazioni davanti, eccetera, eccetera. La sua propensione al gioco, scrivi, in avanti lo rendono più fragile per quanto riguarda il dover difendere, quindi auguri. Nel nostro calcio 0,72 contrasti vinti ogni 90 minuti, 55% di take riusciti, 2,42 intercetti. Che ci dici? Allora, io volevo fare un appunto anche sulle statistiche di prima, perché ho visto tanti in chat che l'hanno detto. Ovviamente vanno contestualizzate, perché anche se io l'ho analizzato come terzino, quando ha giocato davanti le statistiche un pochino vanno viste fino a un certo punto, perché se ha giocato ala è normale che i palloni toccati nella tre quarti offensiva, i palloni toccati in area di rigore aumentano.
questo ma noi abbiamo visto che non ha giocato, abbiamo però, visto che non ha giocato come negli Stati Uniti, che gioca molto più avanti. No, negli Stati Uniti ha giocato anche centravanti. E comunque sì, saluto questo... Green Goblin, nostro abbonato storico. No, è vero, è vero, lui arriva da delle mazzate che è una bestia. Io lo adoro. Cioè, veramente è bello vedere che le persone ti amano, questo è bellissimo. Allora, Ealing non è un terzino, così come non lo è Chiesa, nel 3-5-2 non servono, tanto vale cederli. Viene da chiedersi se questa descrizione che ci ha fatto Alessandro è più pregnante su un quinto, cioè alla fine Weah è l'idea della Juve, è uno tipo Cuadrado, è così, è quello il pensiero. Sì, nel dettame tattico è il sostituto naturale di Cuadrado, con insomma caratteristiche diverse da Cuadrado, perché Cuadrado era più rifinitore dell'azione rispetto a Weah, che Weah secondo me, per usare i termini tecnici, è un incursore, è uno che l'azione cioè è uno che il pallone lo può ricevere da Cuadrado, visti nella stessa squadra, però nel dettame tattico giocheranno nello stesso ruolo. È la versione di Wish, chi è che l'ha scritto? È geniale. È Cuadrado preso da Wish. Oddio, oddio. Quello che ordini, quello che ti arriva a casa. Vabbè, comunque dai. Cioè, comunque un ragazzo di 23 anni a quanto è 10 milioni, insomma, si può anche rischiare. È un rischio che ogni squadra di calcio può permettersi. Quindi anche la Juve di quest'anno si ma può... non è quel tipo di... Lasciamo stare un attimo il nome. Non è quel tipo di profilo che spesso siamo qua a dire serve anche provare qualche mossa di questo genere? Esatto. Sono mesi che ne parliamo, no? Sì, però io stavo, scusami Luca, io dico un'altra cosa. A me non interessa se prendiamo un terzino giovane, una punta giovane. Io sto dicendo un'altra cosa. Non è che prendiamo dei giovani per poi dare via dei giovani che ce li abbiamo in casa. Questo sto dicendo. No, ma non... Cercate ragazzi... di capire. Perché poi parlate con i giocatori. Voi, scusami Luca, tu pensi che Ealing di turno, che è molto stimato all'interno della Juventus, dei dirigenti e tutto... No, se gli vanno a parlare dicono, no, guarda che se tu vuoi tornare in Inghilterra ti lasciamo andare. Questo qua dice, ah, vabbè. No, guarda, tu sarai il futuro della Juventus. Magari lo tengo, magari lui cambia idea. Il mio pensiero è questo. È inutile comprare dei giovani per dare via dei giovani che li conosciamo. Solo questo, indipendentemente dal ruolo, Luca. Indipendentemente dal ruolo, perché vedo che allora, la chat è impazzita su Iacaccia che non capisce un cazzo. Non è vero, evidentemente non capirò niente. Ma leggo solo complimenti per Walter Ruhl. No, non capirò niente, però il mio intento di dire è inutile prendere dei giovani per dare via dei giovani, tutto qua. Comunque, bravo Walter. Vorrei ricordare, allora, io credo... Cioè, non dobbiamo dare via i nostri, diamo via i vecchi per i giovani. Bravo. Facciamo allora, una squadra di tutti i giovani, mi sta bene, solo che... Ci vuole anche il manico per i giovani? Eccolo. Noi abbiamo una voragine oggettiva. In live ne abbiamo parlato, penso ormai, sì, nell'ultimo mese e mezzo. A destra la Juve farà la sua prima mossa. Quindi io ritengo che Weah sia stato preso perché visto e pensato lì, sapendo che può essere un jolly, eccetera. Ok? Questa priorità della Juve è a prescindere dalle uscite. Vi abbiamo sempre detto, io, Romeo... mi pare anche Giovanni Albanese, la Juve ovviamente comandano le uscite, eccetto certo, una sola situazione, a destra, la situazione di destra, perché lì certo, c'è un vuoto oggettivo, c'è un quadrato per tutto l'anno, certo. Siamo una squadra di sinistra, di Mancini, comunque complimenti guarda, oggi ho capito chi è Weah grazie ad Alessandro, che non conoscevo neanch'io, per cui complimenti ad Alessandro, grazie assolutamente mille. Grande lavoro. Che vale, però ci ha detto che però ho sentito tanto wishful thinking in Alessandro, cioè ha iniziato a vedere un giocatore che ancora non c'è, cioè sì, lo vedo ma non come livello, Ale non come livello, ma ci descrivi un giocatore difensivo nel contesto del calcio italiano, non sono questi i numeri, lo so, no, okay. Ma io ho una visione tutta mia del calcio che in Italia non è tanto rispecchiata, soprattutto. Ascolta, ma tu che squadra alleni, Ale? Che squadra alleni? La società proprio? No, che è lì, che squadra, che categoria? È Juniores Elite. Regionale Elite. E come giochi? 3-2-3-2 con... 4-2-3-1 giochiamo. 4-2-3-1, ah, ok, bravo. E com'è andato il campionato quest'anno? Abbiamo perso le finali nazionali dopo aver vinto il campionato, complimenti. Quello di Roma.
Io amo il 5-5-5. Ma senti, se ti, se ti mandassi Angelini a darti dei suggerimenti dietro la panchina durante la partita, come la prenderesti? Beh, io, come dice Max, io ascolto tutto e poi decido cosa utilizzare. Solo che lui ascolta tutto e poi decide sempre male. Non ne ha seccata una in due anni. 105 formazioni diverse. Ancora. Non posso farvi la storia? Mi ha fatto ridere prima Andrea quando ha detto che l'avvocato, no, Convieri, sapete come disse l'avvocato? Perché molti qui in chat sono giovani, non so su ricordo. Chi? Su chi? Su Vieri. Eh sì, lo sappiamo, però possiamo ricordarlo. Alessandro, tu te lo ricordi? L'avvocato Agnelli su Vieri? No. Vedi, allora a un certo punto intervistato, siccome Vieri era l'oggetto del desiderio, dice, intervistato, l'avvocato rispose, guardi, Vieri è come Brigitte Nielsen, non ha prezzo. Me lo ha detto Moggi. Il giorno dopo fu venduto Vieri. Allora, fu fantastico, perché tutti avvocati, e lui rispose poi in intervista successiva. Potevo mai pensare... Infatti mi ricordo, quando tu eri in festa, ma scusa Anto, tu eri in festa o eri incarognito quando c'era la notizia che Vieri stava per passare l'Atletico Madrid a 45 miliardi? Io ero tristissimo, perché io volevo Vieri a Juve. Certo, perché hai detto prendiamo quel pippone di Inzaghi, questa è la verità. Esatto, perché io lo odiavo Inzaghi. Inzaghi, Giovinco e Allegri sono stati i miei tre bersagli nel corso dei decenni. Detto questo, volevo spiegarlo al nostro giovane amico, quindi fu fantastico questo, perché immagino l'avvocato Agnelli con quella figura, no? Non era come un presidente normale, era un'altra cosa, era sopra le nuvole, capisci? Sopra le nuvole, che proprio sicuro all'uscita di Confindustria lo intervista, non ricordo benissimo. Cioè, allora l'avvocato dice, a margine delle cose di Confindustria, dice, Vieri è come Brigitte Nielsen, perché Brigitte Nielsen, perché disse questo, aveva rifiutato un sacco di soldi da un arabo per fare una notte d'amore. Quindi non ha preso. E poi 4 giorni dopo, lui dice no, intervistano di nuovo l'avvocato, dice, ma qui hanno venduto Vieri. Dice, potevo mai pensare che quel filibustiere di Moggi mentisse anche a me? E fu una cosa che è rimasta storia. Questo così per i più giovani che qui sono in chat, e credo che siano tanti, perché Juventibus è un prodotto, diciamo, che viene molto apprezzato tra i giovani. Io seguo sempre, ve l'ho detto. L'ho detto anche prima. Questione Giuntoli, caro Walter. Sì. Ne abbiamo già parlato in altre puntate, però qui insomma si scalda il tema. Sono i giorni dell'era Giuntoli, sta per avere inizio. L'atterraggio operativo è previsto per la prossima settimana, credo già dei primissimi giorni della prossima settimana. Tu la cogli come la vera notizia, il vero fatto che ci fa capire che la Juventus è bella viva, l'hai detto prima. Ti aspetti che abbia una mano pesante subito? Assolutamente, si sente sì. E si veda subito la mano pesante di Giuntoli? Io sono convinto di sì, ed è per quello che comunque qualcuno è scontento dell'arrivo di Giuntoli, no, senza fare nomi. Quindi naturalmente prendiamo una persona che mancava da un po' di tempo, no? Che è quello che decide lui a livello tecnico, no? La decisione sua, punto e basta. Anche perché, voglio dire, l'esperienza ce l'ha, i fatti gli hanno dato ragione in tutti questi anni di Napoli, ma non solo del Napoli, perché poi uno si dimentica, Giuntoli è colui il quale ha portato il Carpi dai dilettanti alla Serie A, quindi sì. non è uno sprovveduto. Per cui io sono convinto che la Juventus, no? E quindi dalla proprietà i dirigenti hanno un progetto chiaro. E chi non lo capisce è chi critica questo progetto, perché non lo stanno ancora vedendo, ma lo vedranno presto. Il primo pezzo è quest'anno, il secondo pezzo è un altro anno. Luca, tu hai detto che però ci stavi per dare delle notizie, adesso non mi illudere, illuso, adesso non mi deludere. Vabbè, però oggi già il piatto è ricco. Per quanto riguarda Chiesa, mi risulta ovviamente non la Aston Villa, ma pericolosa dal nostro punto di vista. Liverpool e può essere la squadra sul quale può rompere l'indugi Rabiot.
attenzione al Liverpool per Rabiot. Io più che Liverpool su Chiesa, e ne ho traccia sicura del fatto che è stato agganciato, anche se non c'è questa corsa come abbiamo visto il Newcastle su Tonali, dal Bayern Monaco. C'è un gancio. Sai perché ti dico Liverpool? Ramadani Bayern stanno parlando di Federico Chiesa e non di Dusan Vlahovic, come invece era stato ritenuto nella primissima fase di questo mercato. Poi se Newcastle proverà la follia per Chiesa, la Juve accetterà, bisogna vedere qual è la posizione di Chiesa. Ma il Bayern non ti propone follie, ti propone delle solide situazioni. Io credo che in questo caso Allegri chiederebbe Coman, sul quale aveva già chiesto, no è vero, aveva già chiesto il passo. Coman, speriamo mettendolo a poco giusto stavolta, però dai. Ma come, l'ha mandato via e Manso lo richiede? Vabbè, ma allora ci vuole proprio coraggio. Ma non è andò via per una cifra importantissima. Andò via per una cifra importantissima con pochissime. È le comiche qui. Cioè, è come quello che si riprende la moglie dopo gli ha messo le corna. Beh, quanti ce ne sono? È pieno il mondo, ragazzi. Infatti sono degli sfigati. Cioè, è una tua opinione sulla quale non possiamo che dissociarsi. Ha fatto il divorzio, ha messo le corna, ha fatto magari figlio con altro, tu la prendi. Ragazzi, andate dove vi porta il cuore, non fatevi condizionare da quello che succede nella vita e dalle parole di Antonello Angelini. Se sentite che una cosa sia giusto farla, la fate, se no, non la fate. Sarubi, la morale è... mi dissocio. No, la morale per quanto mi riguarda è che quando si fa un investimento si aspetta un po' prima di dire che l'investimento non è riuscito, quindi questo vale per Vlahovic, vale per Chiesa. Io in questo momento non li venderei mai nella vita, neanche se arrivassero gli arabi, chi se ne frega, cioè io direi che non sono in vendita, la cosa finisce lì. La Juve secondo me deve soltanto avere pazienza di aspettare un anno e capire tra un anno dove saremo noi e dove saranno quei giocatori, perché il Vlahovic con la pubalgia, il Vlahovic con la pubalgia non è il Vlahovic che abbiamo visto alla Fiorentina, e il Chiesa con i postumi del crociato non è il Chiesa che potrebbe essere. Tra un anno potremmo avere un allenatore diverso, potremmo stare in Champions League, magari quelli diventano i due calciatori più forti d'Europa, capito? Quindi averli dati via adesso per, non lo so, 120 milioni di due, poi dopo stai a darti le craniate al muso. Quindi io sinceramente questo non lo farei mai. Immagina che il Chiesa in Premier che fa sfracelli, noi che facciamo a quel punto? Appunto, ci buttiamo a mare. Basta, esatto. Cioè non, quindi io devo dire però una cosa, che io non credo molto al Giuntoli che arriva e manda tutto per aria, perché di solito le persone intelligenti quando arrivano in un posto che non è il loro, un posto che è stato caratterizzato fortemente da un'altra presenza, di solito il primo periodo lo passano adattando quello che trovano, ma vale anche per un direttore di rete in TV. Cioè non è che tu ti chiamano a fare il direttore di una televisione e tu smonti il palinsesto il primo secondo che arrivi. Il primo anno ti tieni il palinsesto che hanno lasciato, cerchi di capire dove è migliorabile, il secondo anno cambi due o tre programmi, il terzo anno magari diventa il palinsesto tuo. Okay? La stessa cosa succede in una squadra di calcio. Io non ci credo che Giuntoli arriva e dice il giorno dopo ad Allegri vattene. Non ci credo, così come quando Allegri è arrivato non è che ha detto quello che ha fatto Conte lo butto nel cestino. Non si fa così, cioè le persone intelligenti non fanno così. Quindi non ci credo proprio a questa narrativa del Giuntoli che arriva, tipo Attila il Barbaro che fa saltare tutto l'aria. Ci sono casi in cui diciamo gli ingressi sono sempre stati dolci e morbidi, ci sono casi no. Moggi non fu morbido a entrare nella Juve, se te lo ricordi. Devo dire che me lo ricordo poco, me l'avete ricordato voi, mi pare ieri, o l'altro ieri. No, sempre. Beh, 94, Moggi entra e arriva come una ruspa. Prada, Paolo Sousa, sì. Arriva come una ruspa su Trapp, su tantissimi giocatori del ciclo storico. Alcuni li tiene controvoglia. Mi viene in mente Massimo Carrera, messo ai margini della rosa. È invitato ad andarsene via in tutti i modi, poi diventa bel giocatore invece, bel poi giocatore. Diventa in quel primo anno diventa importante un po' per gli infortuni di tanti giocatori e riesce a dare un contributo, ma tantissimi ci avevano lasciato la pelle, poi tanti li aveva sollevati da comprimari a super titolari. Mi viene anche perché Juve, ricordiamo, il primo anno Ravanelli, Conte non erano ancora quelli che ricordiamo, la Juve in fondo in tutte e tre le competizioni, perché perde la finale di Coppa UEFA
contro il Parma, vince la finale di Coppa Italia contro il Parma e vince lo scudetto con la partita decisiva sempre contro il Parma, 4-0 in casa, stupendo, un gioco meraviglioso, meraviglioso. E poi Luca, questo però, questo che ho detto non vuol dire per forza, ora sembra che io voglia sempre fare il colpo al cerchio e quello alla botte, che arriva Giuntoli e va tutto bene, ad amore d'accordo, però a quel punto diventa più un problema, secondo me, per come la vedo io, è più un problema di Allegri, cioè se Allegri non si sente con Giuntoli che arriva a stare, allora c'è possibilità che Allegri vada via e dica chiaramente alla società, guardate che se voi volete trattiamo la mia uscita, però che arrivi Giuntoli e lo prenda di peso e lo porti via, no, io non ci credo. Non ci credo proprio, non ci credo. Allora, volevo tornare anche sul tema. Tu, scusa Ale, tu guardi J. Bizzone ogni tanto? Sì, quando posso sì. Io lavoro l'estate, quindi vi seguo quasi più come radio che guardando, solo ascoltando. Quindi le slide, come fai a guardare J. Bizzone ascoltandolo? Però comunque noi ho capito, quello posso fare. Non è che... Com'è? Voto? Voto? Non mi esprimo che se no mi linciano in chat. Quindi c'ha ragione la pubalgia di Vlahovic, non l'hai mai visto J. Bizzone, di la verità. Eh? Non l'hai mai visto J. Bizzone. Chi lo sa, va bene, abbiamo capito. Allora Walter, per quanto riguarda i giocatori che ci sono, ok, quelli che ci sono, lo stato dell'arte attuale, Giuntoli può essere un elemento per ridare un po' di stimolo? Parlo come idea, cioè cosa sta cambiando alla Juventus? I dirigenti sono degli illustri sconosciuti per questi calciatori, ok? C'è Allegri che è controverso nello spogliatoio, poi ragazzi basta vincere 5 partite di fila e l'allenatore è amatissimo da quasi tutti i giocatori. Pensa se invece non ne vince 5, ne perde 2 o 3. Giuntoli è un elemento che viene accolto come secondo te dallo spogliatoio? E la Juve da chi di questi giocatori deve ripartire secondo te? Ma intanto Giuntoli, a differenza di tanti altri direttori sportivi che magari o altri dirigenti che sono arrivati in una Juve che vinceva, arriva in una Juve dove lui no, è il leader assoluto, Cristiano Giuntoli. È lui che deve fare la differenza, perché ha vinto il campionato, perché ha dimostrato la competenza piena nel settore tecnico, cioè che va a pescare dei giocatori che non si conoscono, ma lui li conosce perfettamente, no? E poi voglio dire, anche lo stesso Massimiliano Allegri, prima di mandare a quel paese come ha fatto con Calvo e magari anche con altri dirigenti, ci pensa un attimo, perché ha di fronte Cristiano Giuntoli, che non è uno sprovveduto, quindi anche lui lo sta a sentire, per cui si inserisce in un contesto in questo momento vuoto che non c'è la Juventus in questo momento, e Cristiano Giuntoli lo va a colmare. No, lo va a colmare con un'esperienza non indifferente, per cui io sono convinto che farà bene, e non per quello ti ho detto è il primo pezzo, perché poi altri pezzi di Giuntoli non arrivano subito, ma arrivano un altro anno arriveranno tanti pezzettini, no, che sono due o tre di Cristiano Giuntoli, come giusto che sia, perché quest'anno si è arrivati un po' lunghi, ma anche solamente Claudio... Come? Secondo me sai che a prescindere sarebbe arrivato solo lui oltre a Pompiglio. A Pompiglio, certo. No, ma io sono d'accordo, però io mi riferivo anche magari al tecnico, no? Come ha detto prima Andrea, giustamente, io sono convinto che poi Cristiano Giuntoli, come tutti, voi mi insegnate, soprattutto Antonello, per l'esperienza che ha, poi uno si porta i suoi di tecnici, le sue persone di fiducia, lo vuole scegliere lui il tecnico, l'allenatore, no, invece che trovarselo, perché intanto magari leggo il tweet, l'ho letto tante volte in chat, ma almeno graficamente lo riusciamo a rappresentare bene. Di Giuli, uno di quelli tra l'altro che su Twitter mi infama ogni due per due, però io non faccio prigionieri, quindi va benissimo. Sarubi se la ride, però questo è il mondo reale, Sarubi, io vivo in questo mondo reale, non è che posso dire che è tutto bello. Luca, a me quello che mi ha fatto morire l'altro giorno, c'è stata un'altra persona che non nomino per non fargli pubblicità, che ha detto una roba e a un certo punto fa: non come quei santoni che se va con te, ha dato pure lui. Lombrano, sei il più odiato dai colleghi. No. Com'è questa cosa? Che cosa vi ha fatto? Dai colleghi sì, ma dai tifosi no. Qualcuno no. Qualcuno si incavola e c'ha ragione. Moise Kean ha tolto Juventus dalla bio su Instagram, solo atleta, vedete. Bene,
che poi atleta è vero, calciatore un po' meno, ma insomma atleta è vero, almeno fino... atleta lo è, bisogna... È fake, dicono sia fake. Ah, è fake, ma peccato. Non lo so se sia fake, perché devo dire che siete in tanti averlo segnalato in chat. Intanto ha parlato la mamma di Parisi, ragazzi. Non è fake. Scusa? Non è fake, ci ho guardato adesso. Cioè, secondo voi è fake e ha 2,5 milioni di followers? Cioè, dovrei dire come fai a fare un fake con 2,5 milioni? Detto questo, la mamma di Parisi può diventare un personaggio di Juventus. Io vorrei farla intervenire, ragazzi. Se siete d'accordo, ci proviamo. Fabiano alla Juve, me lo chiedono sempre, me lo auguro, dobbiamo ancora vedere, non c'è nulla di effettivo. La prima maglia, se andrà alla Juve, sarà per mio marito, che penso a questo punto possa essere juventino, e quindi chiamiamo mamma e papà Parisi. Sì, è il suo profilo. Intanto... Fanno parte della resistenza campana, se non erro. Cioè, nel senso che c'è tutta quella parte di Campania che non è Napoli strettamente, ma loro credo siano del Salernitano, che si riconosce molto nella Juve come squadra, e fa appunto l'anti-Napoli. Quindi probabilmente viene da una famiglia di quel genere là a Parisi. Beh, juventino, papà sarà juventino. Che sarà ma non so juventino. Che sia vivo o morto, ecco, qui dicono che è morto, non lo so, non ho idea. Però, insomma, certamente la era juventino, quindi figurativamente e simbolicamente esatto. Sarà sua. Per il papà, nel senso che si sarà sua la prima miglia. Più gobbo anche di me. Padre di Parisi, più gobbo di me. Ragazzi, i juventini di una volta erano juventini di quelli tosti, non come noi che siamo qua a sindacare tutti i giorni. Pensa che mio papà, quando arrivava la Juve a giocare a Roma, la Juve soggiornava a Ostia, in un albergo che poi non esiste più adesso, che si chiama Enal Hotel, e mi portava, io c'avevo tipo un anno, due anni, tre anni, e mi portava all'Enal Hotel con la scusa che c'aveva il bambino, allora facevano passare dappertutto. E quindi mi ricordo una volta che mi prese in braccio Boniperti e disse: tu sei il tifoso più piccolo d'Italia, e mio padre tutto fiero, perché capito? Quelli erano gli juventini della volta. Certo, vorrei, non come questi qua, gli juventini, noi ormai siamo gli juventini dei social, di minuto per minuto, cambiamo idea ogni 3 secondi, eccetera. Beh, ragazzi, però non è su cosa ho fatto la figura, sul padre di Parisi, che ne so io, è sicuramente... La famiglia juventina, punto, amen. Assolutamente, ma tra l'altro non lo sapevo neanche, so che Giuntoli è juventino, ma la famiglia di Parisi no, ma poi voglio dire, sarà mica una discriminante, cioè non è esagerato un po', Walter, pensare sempre che quelli che renderanno di più alla Juve saranno quelli che sono juventini, cioè al massimo è una nota di colore aggiuntiva che gasa i tifosi, che può gasare, però poi c'è il campo, cioè non basta essere juventini per riuscire a fare tutto ciò che è in testa. Locatelli è un esempio, e tanti campioni della storia della Juventus sono nati juventini, no Walter? Certo, assolutamente, non c'entra assolutamente nulla, hai ragione. Quindi Locatelli è juventinissimo, ma viene criticato, quindi non c'entra assolutamente nulla. Fammi dire una cosa su Giuntoli: secondo me non è tanto chi prende Giuntoli, è tanto chi vuole tenere Giuntoli. Io sono convinto che tanti no, li sta facendo fuori perché secondo lui all'interno della rosa non vanno bene, e penso magari che il nostro Moise Kean, se non si dà una giustatina, può essere uno di quelli che mette sul mercato. Quindi io poi sostengo una cosa, Milik non è che l'abbiamo preso noi per primo, Milik l'ha preso il Napoli, sì. Quindi sai, tutto torna, caro Luca, per cui tu so che sei uno di quelli che se fa le percentuali poi è criticato, ma le tue percentuali non è adesso per piaggeria o che cosa, no? È la storia che dice che la maggior parte ce le azzecchi tutte, quindi per cui non vedo per quale motivo devono mettere in dubbio alcune cose che tu scrivi, che dici. Io l'ho lette. Poi il mercato in itinere è bello, perché subisce anche all'interno delle società momenti di entusiasmo, momenti di stallo, a momenti invece di sorprese negative. A proposito di Adrien Rabiot, io vi chiedo questo: ma questa storia del valutare un prolungamento annuale e poi vediamo
quando sei un free agent, di fatto lui lo è già, diciamo che lui agisce, si muove da free agent in questo momento in vacanza, ovviamente quando tornerà dalle vacanze è un giocatore libero a tutti gli effetti, ok? Questo valutare un anno, eccetera, non è una delle cose più juventine, se ci pensate che ci siano mai state, anche perché vi escludo l'ipotesi, che è stata anche in qualche modo paventata, vedevo dai colleghi, escludo che non abbia offerte, le offerte ci sono, ok? Ce ne sono, addirittura ci sono un paio di società alle quali Veronik neanche sta rispondendo al telefono, proprio perché nella sua testa sono di fascia un po' inferiore a quello che meriterebbe Adrien, e sono società che possono mettere dei soldi, inteso, sicuramente già, e tutti contratti migliorativi rispetto a quello che ha avuto alla Juventus. Io capisco che può dare fastidio questa osservazione, questa domanda, ma la pongo in maniera neutra. Non è una delle cose più juventine che vista così, cioè, o sbaglio, cioè, o è solo una roba per uscirne poi in qualche modo come quello che la Juve l'ha amata, non lo so. Chi vuole rispondere a questa cosa qua? Secondo me è solo un rimandare il sostituto al prossimo anno, magari per mancanza di fondi quest'anno, proprio perché la situazione della Juve è un po' delicata. Ti garantisco, Alessandro, che le tre offerte che lui ha, due sicure, diciamo tre, escludiamo quella a cui non risponde al telefono, sono migliorative economicamente rispetto a quello che è un contratto alla Juve, tra l'altro per un anno, magari ti fai tibia e perone a marzo e nessuno ti farà il contratto, neanche tirano la metà di quello che prenderesti quest'anno. No, mi confermano che l'offerta della Juve mai, diciamo, poi la Juve non ha messo una timeline, non ha dato un ultimatum, però l'offerta Juve è stata confermata. Ma Luca, il vero problema è quello che hai detto tu, non è tanto la Juve, che ci può anche stare dal punto di vista della società, ma quello che hai detto tu prima. No, se tu a febbraio o marzo ti succede un infortunio grave, non hai nulla. Quindi io la guardo dalla parte di Rabiot, non dalla parte della società. Ma dalla parte di Rabiot non è una cosa di grande juventinità, oppure gli fa comodo questa posizione per cui anche la Juve lo vorrebbe tenere? Io posso dirti la mia. No, a prescindere, non sono un mercenario. Io valuterei anche questa ipotesi. Guarda, io se Rabiot firma per un anno, sai che io stravedo per sto ragazzo, sicuramente dice firmo per un anno, poi vediamo. Infatti la Juve, con Rabiot che non ha dato la risposta, Bruno, la Juve guardate cosa sta facendo sul centrocampo, sta muovendo ampiamente come se Rabiot non ci fosse più, sì, giustamente. Certo. E poi il centrocampo non è che siamo corti, cioè, no. Forse è il reparto più coperto della rosa. E metti che aggiunge anche un Thomas Partey, faccio un esempio, a quel punto non hai spazio, se esce Locatelli, però se Locatelli va a fare il vice lì e entra nelle rotazioni delle mezzale e torna a impostarlo alla mezzala di possesso, e Fagioli, Pogba, Zaria, McKennie, Rovella. Pogba lo contiamo? Andrea, Pogba lo contiamo? Prima o poi lo dobbiamo contare, la Juve lo deve contare anche, spero che abbia fatto bene i conti, perché noi, se ci fate caso, da Dybala in poi, ogni anno abbiamo bisogno di qualcuno che faccia brillare un po' gli occhi ai tifosi, no? Quindi c'è stato un anno in cui, se era andato Tevez, forse vi ricorderete meglio voi di me, che avete più memoria di me, quando è, ragazzi, chiedo alla chat anche una mano, che se ne andò il 10, forse era Tevez, e spostarono Weah dal 6 al 10. Pogba. Spostarono Pogba. Sì, l'anno dopo Berlino. Sì, andò via Tevez. No? 15-16. Se ne andò via uno che faceva brillare gli occhi ai tifosi, allora la Juve si inventò questa cosa di comunicazione dicendo va bene, il nostro 10 ce l'abbiamo ed è Pogba. Poi è arrivato il passaggio al 10 a Dybala, quando Pogba è andato via, se non ricordo male, anche qua correggetemi. No, abbiamo fatto un anno senza 10. Un anno senza 10. L'anno di Cardiff è stato senza 10. E poi dopo, adesso che va via l'anno scorso, va via Dybala, si decide che gli occhi di noi tifosi brilleranno con Di Maria.
Di Maria è durato un anno, a questo punto bisogna capire quest'anno che cosa mette la Juve sul piatto, perché al di là degli acquisti funzionali, essendo una società di calcio, anche una società di marketing, quindi che vende il proprio brand, per vendere il proprio brand, per attirare i tifosi, per attirare un po' di anche, diciamo, media, ha bisogno di figure in grado di farlo, no? Quindi non solo il calciatore funzionale, ma il calciatore che ti porti qualcosa in più. Allora, io credo che se la Juve quest'anno non ha i soldi per fare altro, debba puntare per forza tutto su Pogba, per forza, perché e ti dirà che il vero acquisto di quest'anno è stato Pogba. Qualora fallisse anche questo, sarebbe un problema grosso anche dal punto di vista del brand, perché noi anche come brand stiamo piano piano peggiorando, cioè abbiamo avuto un momento di boom totale che è stato quello dell'acquisto di Cristiano Ronaldo, in cui addirittura con interazioni e robe varie di social eravamo ai livelli forse credo di Real Madrid e Manchester United. È finito il boom Ronaldo e non è abbiamo urlato un pochino appunto adesso con Di Maria, adesso resta solo ma Luca stavo facendo un discorso forse più di marketing che non tecnico, e dicevo che noi abbiamo bisogno di Pogba non solo per la squadra che è in campo, ma ne ha bisogno la società come uomo che faccia brillare un po' gli occhi dei tifosi, perché altrimenti noi non ci abbiamo più nessuno, cioè col fatto che è andato via anche Di Maria, chi abbiamo da vendere? Cioè, qual è la carne fresca che tu vendi sul mercato dei media? Capisci? Non so se è una se vado troppo avanti, però secondo me no, perché se io stessi in un'azienda io mi farei anche questo ragionamento qua, cioè chi è la nostra star? Capito? Sì, però non si può più, lo sappiamo, abbiamo capito che non si ragiona più in termini di dobbiamo dare una star in bocca al nostro marketing, non è primario in questo momento. Io lo trovo anche corretto come ragionamento, anche perché le star, quando vesti la maglia della Juve, fai in fretta a diventarlo, non so se con determinati step, no? Beh, Vlahovic dovrebbe rappresentare Vlahovic, quelli. Chiesa, Pogba, ma guarda, per certi versi, io mi ricordo 12 mesi fa, 11 mesi fa, per certi versi pure Bremer in quel momento poteva diventare e può diventarlo cambiando marcia, secondo me. Meno paura addosso, liberarsi forse dell'idea di dover essere attento tatticamente, e secondo me lui la vive come una cosa che gli occupa troppo la testa. Poi ha fatto un'annata da 6.5, non è che l'abbia fatta da 5, poi magari Gattone diventa una star, quasi scrivono, non lo so. Mister Gattone, eccolo qua. Luca, approfitto per salutarvi io però. Aspetta, un secondo perché ti faccio sentire, se la sentirete, la mamma di Parisi, ok? Vai. Proviamo? Vediamo, ditemi se si sente. Tu affettuosi, tutta la cittadinanza. E ti chiedono anche se va alla Juve. E questa è una domanda che spesso mi fanno, io me lo auguro, però dobbiamo ancora vedere, niente ancora di effettivo. Se andassi alla Juve, il più contento sarebbe tuo marito Charles, che lo vedrebbe proprio da lì, lui che era tifosissimo della Juve Doc. Infatti la prima maglietta, se Fabiano andrà alla Juve, sarà dedicata a lui. Bruno invece è napoletano e sogna comunque. Sempre molto affettuosi, tutta la città. Ah, ok, eccolo qui, così abbiamo... Si è sentito? Sì, benissimo. Ok, sarebbe dedicata a lui, ovviamente, però mi è parsa molto, molto, come dire, non è una voce, speriamo, no, non è ancora effettivo, Senti, tu che sei uomo di grandi emozioni anche, Andrea, chiudi tu su questa parentesi Parisi, no, poi andiamo con Mister Gatta. Posso dire qual è la cosa che mi ha fatto più impressione di tutto ora? È vedere una persona della mia età che è la mamma di Parisi, aiuto, cioè, questo l'ha fatto sentire vecchio terribilmente. Io come a mio figlio, che c'ho Mattia che è del 2005, no? Allora ogni volta che la Juve, che ne so, ha preso Ildiz, immediatamente gli mandavo la notizia. Adesso pare che abbiamo preso il 2006, come si chiama? De Biase o qualcosa del genere, no? Gli mando la notizia. Pistoia. Esatto, dico ma Mattia, ma tu perché hai fatto l'università della vita, mannaggia la miseria. Vabbè, pensa che emozione davvero avere un figlio che gioca nella Juve. Mamma mia. Mio padre ci ha provato per tutta la vita, ma io oltre l'Ostia Mare non sono andato. Ostia Mare e Pescatori, ma a parte anche quello, mio, ruolo, anche mio papà. Ruolo?
Io ero regista, ma diciamo statua di sale fondamentalmente ero, nel senso che io ero fermo, facevo viaggiare il pallone, ma... Cioè tu dicevi agli altri cosa dovevano fare. Dovevano fare. Io il pallone ero un passista fermo, per dirla un po' alla Monblano. Altro che cioè passista nel senso che camminavo, un che facevi passi. Passista, sì, ecco, ero un passista. Ma scusa, 2005 fa l'università, corra sacco e all'Ibido. Sì, è un anno avanti, ragazzi, il signorino già finito siete... l'anno di università, sì. Sì, siete vecchi. È così. Insomma, eri un Paredes. Un Paredes che però non menava, ma al limite le prendeva. No, ero altissima classe, cioè a livelli, diciamo, Busquets. Un misto tra Pirlo, Di Maria, Zidane e Iniesta, però fermo, fondamentalmente fermo, capito? Questa era la cosa. Diciamo impotenza. Grazie ad Andrea Sarubi. Ciao a tutti.